Papa, del governo italiano, di molti presidenti di molte regioni, in particolare del Sud, per cui adesso io penso e spero per voi, anche per noi come ente e fondazione di ricerca, che nei prossimi anni per queste iniziative si possano avere anche degli appoggi e dei finanziamenti che siano, insomma, significativi, perché, diciamolo, i fondi ci sono, assolutamente. Qui porto il saluto anche, appunto, anch'io mi associo a, ovviamente, a Vito, che è qui e che voi tutti conoscete, anche ancora ringrazio per l'invito, però anche di Giorgio Noera e del sindaco Daniele Bassi, giusto per farveli vedere. Questo è il professor Noera e questo è il sindaco Bassi, qua sono io. Questo era all'epoca il presidente di Confindustria, che ha partecipato, come avete sentito. Questa la dottoressa Dumas, che rappresentava il mio dipartimento universitario. Mentre parlava proprio Vito, io ho mandato un flash a Bassi, no? Gli ho detto, è arrivata la tua lettera, l'abbiamo letta. Lui mi ha risposto ancora rammaricandosi e dicendo, guardate le cose incredibili però della vita che capitano voi sindaci, che stamattina c'è stato un enorme incendio di 5-6 palazzi a Massa Lombarda, per cui se si fosse mosso probabilmente a metà strada doveva fermarsi e tornare indietro, quindi le cose hanno veramente congiurato questa volta. Allora, cosa capita alla medicina di oggi? Io adesso ho preparato molte diapositive, ho pensato di portare un contributo un po' pesante, spero non troppo per voi, se qualcuno si stanca lo dica, anche perché poi l'ora, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio, resto un professore universitario, è settato su un'ora di lezione, capito? Quando inizia prima di un'ora non smette mai. Però voi fermatevi prima, per favore. Ok. Primo messaggio. Ho fatto 6 o 7 messaggi importanti. Primo messaggio. Cosa sta succedendo alla medicina di oggi? Questa è una cosa che è meglio che tutti voi capiate bene, anche in particolare i giovani ricercatori e il personale che si dedica ai malati, che è qui presente, che vi aiuterà la popolazione nei prossimi giorni. Allora, un tempo c'era una medicina basata sul bene, il male intesi come benessere, ma il male inteso anche come punizione, semmai divina. Apro una parentesi, cosa che non è nella logica, no, popolare, che ha caratterizzato delle fasi della storia antica, ma che non è propria della religione cristiana. Questo è l'opposto, il Dio che punisce attraverso malattie è quasi, non voglio dire bestemmia contro lo Spirito Santo, ma ci andiamo vicini, quindi rivolgendosi ai credenti, non è la nostra visione, questo che sia chiaro, però è stata la visione di secoli medievali molto bui e anche di tante persone che sedicenti cristiani, ancora piede peraltro. Questa visione è stata 30 anni fa superata dalla visione del paradigma della verità, misuro geni, molecole, cose, no? Quindi io misuro gli errori